Si poteva prevedere tutto questo? Sicuramente esistono in Europa le condizioni strutturali che fanno sì che gli attentati terroristici islamici si perpetrino in modo, come dire, continuo. Proprio perché ci sono queste condizioni, dobbiamo essere consapevoli che questi attentati non sono fatti isolati, sono parte integrante di una strategia di guerra che viene scatenata da chi vuole, anche attraverso il terrorismo, sottomettere l'Europa all'Islam. Questo è l'obiettivo. Dobbiamo pertanto comprendere innanzitutto che siamo in guerra, e lo ha detto in modo esplicito il presidente francese François Hollande la sera del 13 novembre del 2015, quando Parigi fu insanguinata da atroci stragi terroristiche islamiche. Andò in televisione, dopo aver proclamato lo stato di emergenza, disse: siamo in guerra, e se si è in guerra bisogna combattere per vincere. E per vincere dobbiamo individuare il nemico da colpire, e questo nemico non sono singoli terroristi islamici che affiorano di tanto in tanto, ma è il lavaggio di cervello che trasforma le persone in robot della morte. Quindi o abbiamo l'onestà intellettuale, il coraggio umano di scardinare il processo che parte dalla predicazione di odio, violenza e morte, e attraverso il lavaggio di cervello trasforma le persone in robot della morte, o noi questa guerra non la vinceremo mai. Qual è il vero volto dell'Islam? Noi dobbiamo usare la ragione per entrare nel merito dei contenuti dell'Islam, che si fonda su due pilastri: ciò che Allah prescrive nel Corano e ciò che ha detto e ha fatto Maometto. E questi contenuti sono incompatibili con le nostre leggi laiche, sono incompatibili con le regole su cui si fonda la civile convivenza, sono incompatibili con i valori che sostanziano la nostra civiltà: la sacralità della vita di tutti, la pari dignità tra uomo e donna, la libertà di scelta. Quindi pur nel più assoluto e doveroso rispetto delle persone e la necessità di valutarle sulla base delle loro azioni, noi oggi dobbiamo anche salvaguardare il nostro inalienabile diritto e dovere di usare la ragione per entrare nel merito dei contenuti dell'Islam come religione e prendere atto che ci sono delle incompatibilità. Cosa dobbiamo fare invece? Dobbiamo accogliere, dobbiamo essere aperti alle altre culture, dobbiamo fare qualcosa di differente rispetto a quello che stiamo facendo oggi? Quello che stiamo facendo oggi è una strada che ci porta al suicidio. Dobbiamo cambiare radicalmente e dobbiamo salvaguardare il nostro inalienabile diritto ad essere pienamente noi stessi dentro casa nostra, come depositari di valori alla vita, alla dignità e alla libertà, aiutando il prossimo con la modalità che ci consenta di essere noi stessi e ci consenta di aiutarlo senza dover subire il trauma della emigrazione. L'emigrazione c'è sempre stata e ci sarà sempre, però un conto è scegliere di emigrare, così come feci io nel 1972, quando il governo italiano mi diede una borsa di studio per completare i miei studi all'università. Un altro conto è essere obbligati a emigrare per ragioni varie. Noi dobbiamo mettere le persone nella condizione di poter scegliere di stare e di vivere.